Super Vlahovic oggi in Juventus Lazio, due gol, una prestazione meravigliosa. La Juventus adesso ha sfiorato anche il 4-1. È stata una bella partita, a me è piaciuta. Ci sono state varie prestazioni maiuscole, però oggi ho visto una Juventus con la J maiuscola. Oggi possiamo dirlo, la squadra di Allegri ha giocato una prestazione notevole. Ha fatto tre gol, ma poteva anche farne altri. La Juventus si rimette in lizza per poter andare in un posto Champions e chissà, magari anche combattere per lo scudetto, perché la Juventus quest'anno non ha le coppe e quindi può, le coppe europee e quindi può focalizzare la sua attenzione, le sue energie sul campionato di Serie A. Staremo a vedere, però sì. E mette sulla giusta strada per andare avanti e risalire la classifica. Ma intanto, ragazzi, fatevi salutare. Un benvenuto a tutti dal vostro Enrico Caffarelli che ti invita a supportare questo video con un like, ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, ad attivare la campanella delle notifiche e a seguirmi su Instagram. Link in descrizione. Sta quasi finendo la partita, ci sono dei minuti di recupero. Milik e Ken sono subentrati a Vlahovic e Chiesa. Anche Chiesa oggi, dobbiamo dirlo, prestazione notevole. Ha giocato in coppia con l'attaccante Dusan Vlahovic e si è vista una coppia molto ben assortita. Anche Ken con il ru nuovo ruolo è andato abbastanza bene. Prima giocava sempre centrale, invece dopo la stagione al Leeds, se non erro, l'abbiamo rivisto in una nuova posizione. Rabiot, come al solito, prestazione da ottimo centrocampista qual è. Mi è piaciuto anche Miretti, il giovane Miretti si è districato abbastanza bene. La difesa ha retto. Prove della Lazio a fatto dei miracoli oggi, perché poteva essere anche più netto il divario. La Lazio, come con il suo solito Luis Alberto, ha accorciato le distanze, però non è bastato per poter pareggiare la partita con quel gol capolavoro di Dusan Vlahovic. Stop da un lancio di 50 metri, palla a terra, stop di nuovo col destro e tiro a giro all'angoletto, un gol capolavoro, capolavoro che soltanto un attaccante come lui poteva fare, però ultimamente non ha giocato così tanto bene, quindi oggi si è risvegliato. Abbiamo rivisto il Dusan Vlahovic che conoscevamo, soprattutto quello della Fiorentina, perché con la squadra viola era un'ira di Dio Vlahovic. Quando è arrivata la Juventus ha alternato partite buone e partite meno buone. Oggi dobbiamo dire che è stata un'ottima prestazione. Vediamo Sarri molto preoccupato, perché la Lazio, sinceramente, mi aspettavo un pochettino di più dopo la buona prestazione che ha avuto a Napoli. La squadra di Sarri per me poteva giocarla un pochettino meglio, questo sì, devo dirlo. E invece oggi è stata subito assalita nel primo tempo dalla Juventus di Allegri, che ha effettuato un pressing alto, non ha fatto respirare la squadra biancoceleste, l'ha aggredita alta. Guardate Allegri come sta avvelenato, proprio così è fatto. E beh, Allegri ce n'ha di energia in corpo che vuole mettere ai suoi calciatori, perché a volte la Juventus non gioca molto bene. E soprattutto l'altro anno, quest'anno col Bologna non mi è piaciuta, però le altre prestazioni, diciamo, abbiamo visto una squadra che sa il fatto suo, anche dopo il caso Pogba del doping, e vedremo come andranno a finire le controanalisi. Però Pogba l'altro anno non ha mai giocato, quindi non può essere un problema per questa Juventus, perché non è che dici manca un calciatore che ha giocato 30 partite, 35 partite, ha segnato 10 gol, è stato sempre artefice
delle buone prestazioni della squadra. Pogba non ha mai giocato, quindi non penso che possa essere rimpianto dal punto di vista del gioco effettivo, magari dal punto di vista del valore assoluto del calciatore. Questo sì, è uno che se sta bene fa la differenza. Non per questo è il calciatore più pagato della Serie A, almeno fino adesso. Poi vedremo con i rinnovi dei vari Osimhen e di altri calciatori se magari possa essere raggiunto anche da altri. Quindi, ragazzi, la Juventus si appresta a portare nel serbatoio dei punti questi tre, perché sta quasi volgendo a termine questa partita. Io butto un occhio ogni tanto perché sta quasi agli sgoccioli. Adesso, con questi recuperi supersonici, super mega galattici, le partite arrivano fino al 95 ed oltre. Adesso stiamo al 96esimo e l'arbitro Maresca, che oggi arbitra abbastanza bene, c'era soltanto un problema all'inizio nel gol di Vlahovic, che la palla sembrava fosse uscita dal calcio d'angolo, sì, dal calcio d'angolo, diciamo fuori la linea dell'out, e invece l'hanno rivista al VAR e non era uscita tutta, perché la palla, per essere fuori, deve uscire al 100%, anche se un pezzettino rimane sulla riga, è sempre in gioco. E quindi, che dire, la Juventus risorge, la Juventus si rimette in sella e vedremo se potrà continuare di questo passo, perché quello che manca a volte a questa squadra è la continuità. Magari oggi gioca alla grande, ha giocato benissimo vincendo contro una ottima Lazio, perché non ci dimentichiamo, l'altro anno è arrivata seconda e quindi è una delle squadre più forti del campionato, una delle, però non penso che la Lazio possa puntare allo scudetto, però a un posto Champions sì, come la Juventus. Però la squadra bianconera ha una rosa molto ben assortita e quindi magari se ingrana la marcia giusta potrebbe arrivare fino in fondo e dare fastidio soprattutto alle milanesi e al Napoli per la vittoria finale dello scudetto. Finisce qua, Juventus batte 3-1 la Lazio. Tutti i volti sorridenti dei bianconeri, un po' meno quelli dei laziali, perché magari si aspettavano una partita diversa. Finisce qua questo video, ragazzi, che vi invito a supportare con un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e seguitemi su Instagram, link in descrizione. Ciao a tutti da Enrico Caffarelli.